Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marotto. Raga, lo so che state pensando che ora che mi taglio i capelli, e avete pienamente ragione, quindi raga, questa settimana me li devo tagliare assolutamente. Banda alle ciance, raga, ci siamo rotti le palle del rogue, e oggi vi porto un mazzo che è un rogue, gli fai il mazzo. Raga, l'ultima mia creazione, Secret Spell Hunter. Andiamo a vedere nello specifico, raga. I segreti che gioco sono colpo da cecchino, trappola congelante in 2x, colpo da cecchino 1x. Raga, non se l'aspetta nessuno, colpo da cecchino dà fastidio tantissimo. Trappola congelante, ovviamente trappola di serpide, explosive in 2x, trappola di ratti in 1x. Raga, in realtà contro Rogue la trappola di ratti è veramente una carta che gli dà un fastidio pazzesco. Potresti anche pensare di metterla in 2x. Raga, perché Hunter? Perché Hunter soprattutto se la può giocare contro Rogue, che come se avete visto la mia analisi sapete che Rogue è rotto, è il del perché è rotto. Perché raga c'è lo zio Zul'jin, c'è lui, una carta devastante che può cambiare delle partite da solo. Raga, mo, se sta partita vedrete, se lo riesco a far vedere, Zul'jin raga è rotto. E può veramente vincere il late game da solo, contro qualsiasi mazzo, specialmente contro Rogue. Raga, le carte che ho messo per il momento, ho messo un tracking solo. Stavo pensando di inserire il secondo, sono ancora indeciso. Le carte che workano con i segreti quali sono? Doppia spia risoluta, quindi nel caso in cui avete un segreto in campo si buffa di più uno più uno e diventa il vostro bellissimo totem golem a costo 2 senza sovraccaricarvi. Arco del falco ovviamente che prende uno di integrità ogni volta che vi bloccano un segreto. Un contendente mascherato per il momento. Raga, una cosa importante, lui mette il segreto dal vostro mazzo, quindi nel caso voi andate a tirare Zul'jin, il segreto messo dal contendente non verrà ricastato da Zul'jin. Un doppio famiglio, uno sguinzaglia, un tiro mortale, colpo mirato che è fortissimo, va in combo anche per cercare altre spell, ragazzi, da tirare con Zul'jin. La Vespa, ragazzi, secondo me il mazzo ha bisogno di qualche cura, perché comunque ci sono dei mazzi particolarmente incazzati e io ho deciso di inserire sia una Vespa che Zilliax. Ragazzi, muovete un consiglio quando volete fare un mazzo. Il mazzo si fa così: voi avete in mente una classe, un mazzo, prima carta da inserire nel vostro deck è Zilliax, e poi proseguite a fare il mazzo. Quindi Zilliax c'è. Subject 9, ragazzi, che serve per fare deck thinning. Deck thinning significa sfoltire il vostro deck. Anche se ci andasse a pescare 3, non ci dispiacerebbe affatto a togliere 3 segreti, quindi togliere 3 pescate magari che non vogliamo fare. Maga da guerra audace, raga, fortissima. A me sta carta mi fa impazzire. E il nostro kill command, ho deciso di non giocare kill command, appunto. Io preferisco lei. È un kill command col body. La preferisco sinceramente a kill command. Tanto le spell a 5 che abbiamo o più nel mazzo sono freccia con esca, fortissima sia per fare trade che volendo andare faccia, che per mettere una 5-5 a costo 5. Bestia scatenata, ragazzi, magia gemella fortissima dell'Hunter, che nel caso in cui, ragazzi, andate a tirare il vostro Zul'jin, vi ridà in mano la copia di magia gemella, quindi molto molto utile. Zul'jin fa un turno della Madonna e in più vi dà anche value per i turni a seguire, se ce ne fosse bisogno, fortissimo Zul'jin. Il motivo in cui, ragazzi, sto pensando di mettere il secondo tracking è proprio Zul'jin, cioè vedere Zul'jin di T10 è fondamentale in questo mazzo. Non che il mazzo non riesca ad arrivarci, il problema è magari in quelle parti in cui Zul'jin è particolarmente deep nel mazzo, quindi difficile da pescare, voi lo volete vedere un po' prima, e magari doppio tracking potrebbe essere interessante. Raga, vi ho fatto vedere tutto il mazzo, andiamo a giocare la ladder subito. Tuffiamoci nella ladder, se non sbaglio mi ero avvicinato al rank 3, sì, cerchiamo di prendere rank 3. Raga, questo mazzo vi sorprenderà innanzitutto perché se la è forte a prescindere, cioè sto mazzo è forte, a prescindere dal fatto che l'ho ideato per counterare Rogue, è forte a prescindere. E niente, mi ha sorpreso tantissimo. Come vi dicevo nell'analisi delle carte, raga, come potete ben vedere, non sono l'unico a giocare Hunter in ladder. Però lui quasi sicuramente potrebbe essere un mech. Allora, raga, considerando che ho DT3 contendente mascherato, la rat trap mi piace perché è uno di quei segreti che lui non proccherà mai. E comunque quando la partita magari si va più lenta potrebbe essere bloccata. Ottima anche per la spia risoluta. Ottimo, ottimo. La mano non mi dispiace, lei ci tornerà sicuramente utile. Raga, in caso di mirror o comunque di un mazzo che gioca Zul'jin, potrebbe anche essere un Beast Hunter.
Vediamo che cosa fa lui. Coin Melman. Così però. Coin Melman. Una cattiveria incredibile. Guarda, Coin Melman non l'ho mai visto in tutta la mia vita. Innanzitutto non so che roba sia, ma se mi fa Coin Melman. Allora, il primo attacca. Ah, giustamente, no, qui ha fatto bene. Qui ha fatto bene perché ha attestato il segreto. Quindi non ho qui ha fatto bene. Sennò mi triggeravo subito. Cioè, la prima parte della registrazione. Becco un tipo del genere, io ti concedo per rispetto perché mi sono spaventato tantissimo. Non ho incontrato neanche il segreto. Perfetto. Perfetto, andiamo a batterare. Sembrerebbe quasi un aggro, raga. Questo è incazzatissimo. Ah, ok, è un Mac. È un Mac incazzato come una farina. Incazzatissimo, raga. Non ho mai visto una persona così incazzata. Andiamo a fare doppio 3-4, quindi capite bene, doppio Totem Golem. Contro di lui, raga, la freezing è fortissima. Va, fai report. Ok, raga, qua penso che andiamo a fare dragging. Andiamo a fare dragging. Andiamo a cercare qualche bella spell da giocare dopo a 5. Anche fare famiglio, anche fare trappola. Anche fare trappola. Facciamo trade, facciamo trappola. Sì, trappola mi sembra very good. Trappola mi sembra very good. Ovviamente questo lo tradiamo. Io addirittura metto anche la trappola di Serpi. E non lo faccio. Non lo faccio con una certa arroganza. E ovviamente per bloccarmi quella trappola deve adattare. Blocca la trappola, non ho capito bene chi ha traddato. Lui probabilmente gioca. Ok, qua andiamo a fare famiglio. Quanti ne sono, raga? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iniziano ad essere parecchi danni. Iniziano ad essere parecchi danni. Io queste 3-1-1 le voglio traddare. Probabilmente, raga, io traddo tutto qua. Traddo tutto, non gli faccio spot di magnetismi. Mi punisce, però mi punisce parecchio con il tizio che fa un danno a tutti. Ecco perché sì, mi punisce parecchio con quel tizio. E quindi secondo me fare il trappola da cecchino qua, colpo da cecchino qua è fondamentale. Perché lui adesso mana 6 lo va a fare. Convinto di pulire board. Il lanciamissili lui lo fa sicuramente adesso se ce l'ha. Troppo forte in questo spot per non farlo. Ok, lui ha cani. Cani è forte pure. Cani è forte pure. Anche comunque intorno a cani era molto buono giocarlo. Lui è stato molto bravo qui. È stato molto bravo. Ha perso tantissimi danni, raga, però penso che era una giocata parecchio forte. Lui continua ad andare face. Una certa arroganza. Noi il magnetismo, amico mio, non te lo lasciamo. Ti faccio il trade. Qui lo faccio. Probabilmente mi sarei settato l'idol. Però non è, anche intorno a cani non volevo lasciargli un cane troppo grande. Comunque lui adesso al momento non ha board. Ok, quello dimora. E soprattutto ci dà un'altra integrità per pushare. Aspetta, con il nemo non lo ricordo, non lo ricorderò a vita. Ecco qui una freezing. Il top deck, ragazzi. Quando lo chiamate, raga. Quando lo chiamate il top deck. Non è valido. Cioè, nel senso, non è una culata. È giusto così. Siamo tutti e due a 13. Ma devi trattare per forza, amico. Cioè, devi testare per forza, sì. Mi chiedo cosa serve. Tu sei veramente stronzo. Sappilo. Sto topic mi ha infastidito in una maniera incredibile. Attacca. Una spella 5. Anche freccia con esca va bene. Lui va bene. Lui va bene. Lui va bene. Settiamo trappola. Quello raga lo devo trattare per forza. Siamo un po' bassi di vita. Posso fare quello. Quel top deck mi ha fatto malissimo, mi ha fatto male, 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 male. Mi ha fatto un male pazzesco. Raga, questo top deck
Top deck come se non ci fosse un domani, scarsissimo proprio sto tizio. Ha giocato proprio penosamente. C'è coin melma e il gioco invece lo premia con top. Pazzisco, raga. Pazzisco, raga. Non me ne vogliono i giocatori di McCutter, raga. Questo è il mazzo più brainless che io abbia mai visto sulla faccia della terra. Confronto il Imperator era un mazzo per laureati in scienze nucleari, raga. Non scherziamo, scherziamo, fatemi cancellare subito sta partita, andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima sperando di prendere Rogue. Partite contro McCunter per me non contano, qualsiasi mazzo mi porterò da qui ad oggi per il resto dei miei giorni. Contro McCunter non ne voglio neanche sapere, per me sono partite cancellate con la X. Neanche me le voglio ricordare. Neanche me le voglio ricordare. Raga, trappola di ratti, sempre per lo stesso motivo ce la teniamo. Zul'jin, in teoria, con contro qualsiasi mazzo, me lo terrei al Mulligan contro Token Druid, no. Ovviamente, raga, non becchiamo un Rogue adesso. Mi sembra più che giusto. Mazzo per counterare Rogue. Rogue non lo becchiamo. Vabbè. Questa è zona nostra. Lui ovviamente parte col drop power, non ti curva, raga, già ho capito oggi, quella è una di quelle giornate belle, però. Una di quelle giornate very good. Una di quelle giornate very good. Qua la trappola esplosiva, ragazzi, la potrei già sentire. Qua si sta, eh. Perché lui potrebbe fare dei buff dopo. Forse mi setto un altro segreto. Mi setto prima un altro segreto. La trappola esplosiva la facciamo dopo, però ragazzi, se questo inizia a buffare le 2-2 già le fasci fuori dalla trappola, in realtà la trappola non è così forte contro di lui, c'è già adesso per esempio un buff adesso. Mi devasterebbe. Raga, qua la partita si è messa già malino. Malino. Ok, lui non buffa. Non era neanche così forte effettivamente, buffare, meglio fare una whisper in wood adesso sinceramente. Ha fatto bene secondo me. Ok, un po' danno. Mette pure la 1-1. Noi andiamo a trattare la 2-2. Andiamo a trattare la 2-2. Elettrica non ce l'abbiamo, raga. Oh, col senno di poi mi dispiace aver limitato Zulci, perché a questo punto potrei quasi veramente arrivarci a giocarlo, no? A questo punto della partita. Mi fa swipe senza pensare. Va bene. Lo accetto. Lo accetto questo swipe. Allora, qua, raga, forse è meglio fare lui. Meglio fare la magia gemella. Anche se lei in realtà potrebbe targettare qualcosa. Trattare lui, comunque se mi vuole trattare pezzo mi deve schiantare più o meno qua. Vediamo un po' che cosa fa. Potrebbe fare solo the forest. Potrebbe fare il primo buff. Ok. Vediamo se decide di trattare. Lo faccia con una certa ignoranza. Potrei andare a cercarmi, raga, una trappola esplosiva da qua. È arrivato Zul'jin. È arrivato lo zio Zul'jin. Mi vado a giocare lei. No, mi vado a giocare quella di mazzo che lui non ha visto. Ovviamente qua trappola, raga, qua devo trattare, non c'è niente da fare. Finché non riesco io a mettere una board tale da poter vincere in 1-2 turni, devo continuare a trattare. Assolutamente. Assolutamente. Qui arriva addirittura questo stellare, vediamo che roba è. Se sarà una vratta. Un marchio dell'O. Marchio dell'O buff addirittura. Interessante. Marchio dell'O come buff? Vabbè, raga, qua andiamo a fare la giocata che vi ho detto prima. Mi ero settato di turno 8. Potrei iniziamo a pushare danni. Bah, iniziamo a pushare danni. Lui adesso dovrebbe fare la spell a 8. Noi 2-13 ce l'abbiamo in board.
un 3 lo facciamo danno, ovviamente in top, peraltro. Pazzesco proprio. Pazzesco proprio. Ho trovato la trappola esplosiva, raga, ma contro di lui serve poco e niente. Serve poco e niente, perché lui c'ha il buff in mano. Non ci arriverò mai a tirare sto Zulcine. Non ci arriverò veramente mai. Probabilmente devo cercare di fare così. Vendetta della selva. Vendetta della selva dovrebbe avere anche il suo perché. Con fuoco rapido però ne ammazzo uno in più. Con fuoco rapido ne ammazzo uno in più. Assolutamente. Assolutamente fuoco rapido. Assolutamente top 3. Assolutamente. Allora, il prossimo turno Zul'jin ritira la trappola esplosiva. Può avere senso farla adesso? È meglio mettere board? Probabilmente è meglio mettere board. Con 6 feggi loro quanti anni sono? 3, 3, 6. Non dovrebbero averli tanto. Io metto Hai board. qualcosa da nascondere? Vediamo un po' se riesco con Zio Zul'jin a riprendere sta partita. Che lui fa il trade. No, ok. Ci ha dato parecchi minion. Va bene. Di nuovo la spella d'otto. Quanti anni sono? 7, 8, 9, 10. Siamo lontani dal leader. Raga, qua tiriamo su Zul'jin. Facciamo più thread possibile. Ha senso per andare con lui? No. Vado faccia. Vado faccia. Fammi da rimanere, non l'ho giocato. Sì, non l'ho giocato, quindi il buff lui non lo potrebbe mai ricevere. Vado faccia, tanto i trader dovrebbero fare i 5-5 rush. Ragazzi, Zio Zul'jin in persona. Cioè, guardate che turno. Anche se lui adesso sbaglia qualche target, dai. Comunque ci ha dato una spell per niente schifosa. Continua a spararci fase. Zio, di là dobbiamo andare. Su. Fai come cazzo ti pare, Zul'jin. Fai come cazzo ti pare. E questi 5-5 sono grossi, raga. Abbiamo rimosso tutta la board, abbiamo messo noi il board. Le spellotto sono andate, amico. Sai che c'è una trappola esplosiva settata? Adesso Soul of the Forest ci dà fastidio tantissimo. Ragazzi, se lui fa Soul of the Forest, io glieli lascio così. Perché per uscire fuori dal buff, ok, dovrebbe fare un doppio buff, quindi non è detto che ce l'abbia. Quanti anni sono, raga? 8, mi sa che qua dobbiamo tradare di nuovo. Allora, un trade qua, 5, 6, 7, 8, 8 mana, oppure, se non voglio fare la freccia con esca, potrei fare 6. 6, Cosa devo 7, 8 e fare 9. qua? Forse è meglio mettere il 5-5 rush e il 3 danni, magari tenercelo per un eventuale lethal. Penso proprio di sì. Comunque noi abbiamo ancora la nostra trappola esplosiva. Ragazzi, qua dobbiamo continuare a tradare, purtroppo. Dobbiamo continuare a tradare. Il potere di Zul'jin mi permette il trade. Se lui volesse proccarci la trappola esplosiva, ce l'abbiamo un'altra in mano. Sperando che il prossimo turno possiamo iniziare a andare faccia. Se finisce di metterci queste board terrificanti, il ragazzo. Se il potere di Zul'jin è fortissimo, anche ci permette di traddare. E se facessi... Potrebbe avere lethal in qualche modo. 6 feggi roar, doppio buff per uscire fuori dall'explosive. Quanti anni sono? 3, 6? No, non è mai lethal, siamo 14. Non penso che può fare lethal. Siamo meglio di un contro. Siamo meglio di un contro. Lui comunque non finisce la value, quindi penso che non. Ok. Raga, noi continuiamo a trattare. Noi continuiamo a trattare.
Ci date pezzi. Va benissimo. Va benissimo. E qui si fa un doppio trade, giustamente. Allora, potrei fare bestia più freccia, oppure potrei fare freccia più hero power. Trade qui. Di sicuro pulisco tutto. Oppure potrei fare così, sì, così mi piace di più. Bam, freccia qua. Hero power qua. Trade qui. Trappola esplosiva per lui. E 5 faccia. Sì. Questo turno mi piace molto di fuori. Adesso abbiamo iniziato a mettere 3 minion da 5 di attacco. Sì, abbiamo settato Lidl. Cioè, capite bene la value di questo mazzo. Continuiamo a cacare 5-5 rush come se non ci fosse un domani. Ok, lui prova a sculare palesemente. Ormai ha capito che abbiamo risposto a tutto. Siamo una sorta di control hunter. Siamo una sorta di control hunter. Penso che il ragazzo non debba avere out. Che minion del druido? Forse 5-10 taunt? Che il druido? Quello potrebbe dar fastidio. Vediamo. Costa 7. Però in realtà lo risolviamo, insomma. La Amico rabbia mio. mi chiama. Ah, ok, si è riuscito a proccare l'esplosa. Si è riuscito a proccare la freezing, però hai proccato anche la rat trap. Amico mio, tu torni in mano. Tu torni in mano. Tempo vola. Ok. Cosa dobbiamo cacciare? Amico mio, mi sa che ci si becca. Perché devi vincere? Non posso vincerle tutte. Token ci si becca. Raga, abbiamo controllato un token druid. Penso che sia un bel test di forza anche contro l'albero del mazzo. Avete capito? Raga, il rogue voglio. Voglio farvi vedere quanto questo mazzo sia forte contro il rogue. Mi sta piacendo un botto, raga. Mi sta piacendo un botto questo deck. Penso che possa essere migliorato qua. Io vorrei riuscire a trovare il secondo slot per Tracking. Secondo me Tracking è una carta chiave. Raga, qua i rogue non li troviamo più. Si sono spaventati del nostro mazzo e fanno bene. Potrebbe essere un Mech Hunter. Potrebbe essere un Mech Hunter. Raga, una trappola da tenere, che sicuramente fa da attivatore. Potrebbe essere la trappola di serpi, però non mi fa impazzire. La trappola congelante è forte contro il Mech Hunter, ma potrebbe essere forte più in là che adesso. E la trappola esplosiva, stesso discorso, raga. Io probabilmente mi tengo la trappola di serpi da settare il T2, semplicemente da attivatore di minion che magari possiamo pescare. Comunque abbiamo trovato l'altra trappola congelante. Ah, qua se capita mi vado a prendere Zul'jin subito da Tracking. Vediamo se lui parte con l'1-1 Mech. No, abbiamo trovato un altro arco del falco. Aspettiamo, raga. Aspettiamo perché non sappiamo che cos'è. Gioco mono per di Tracking, non mi piace fare Tracking al buio. Infatti lui è un Beast Hunter. Ma è bello, bello, mi piace questo matchup. Poi andiamo a fare il video coin armor. Ragazzi, il nostro Zul'jin vince la partita, andiamo in late game. Cioè, contro gli aggro, ragazzi, la possiamo giocare contro. Il nostro late game è devastante, l'avete visto prima. L'avete visto prima, sono riuscito a controllare ondate su ondate di token druid. Pure lui gioca i 6 crediti. Interessante. Interessante. Qua, ragazzi, andiamo a fare tracking e mi vado a settare la trappola di serpi più che la trappola congelante. Voglio che mi rimanga in gioco il segreto in modo tale dopo da giocare. Giocare lui Zul'jin, fammelo trovare subito, così bello tranquillo. Bravo. Per il gioco quando mi ascolta lo adoro. Ci andiamo a settare la nostra bella trappola di serpi. Lui raga potrebbe giocare frenesia, potrebbe giocare sicuramente Zul'jin, perché se gioca i segreti. Sicuramente Zul'jin gioca Zul'jin. Questa giocata qui non l'ho capita. Con il motivo, amico mio. Hai fatto una roba simile? Non lo so.
Sinceramente non lo so, andiamo a trattare lui? Pensando di sì, andiamo a mettere lui. Ragazzi, abbiamo risolto tutte e due le colpa da cecchino. Interessante, pensavo di essere l'unico a giocare. Tra parentesi, mi è entrato la colpa da cecchino. Pensavo di essere l'unico a giocare una carta del genere, invece, a quanto pare, non sono l'unico. Quindi andiamo anche a giocare l'arma. Cazzatissimo il ragazzo. Te se credo. Faccio quell'arma. Ovviamente non me la faccio, ma tanto non l'avrebbe truccato. Anche lui è forte, raga. Lui è forte. Ci... Però voglio entrare in controllo. Però se ci attaccasse lui mi attiverebbe la trappola. Non mi dispiacerebbe. Però voglio togliergli il target, raga. Voglio togliergli il target anche perché la 4-4 non sta neanche sotto il 3D di arma. Non penso che sia un doppio colpo da cecchina, ecco, appunto. Lui potrebbe giocare la 5-5 adesso. Invece non fa colpo mirato, perfetto. Mirato l'accetto, raga, io qua inizio a giocare 5-5, più 5-5, cioè li voglio spawnare 5-5 come se non ci fosse un domani. E può aspettare il prossimo turno lo zio soggetto. Aspettare il prossimo turno. Cioè voglio iniziare a calare 5-5 come se non ci fosse un domani, voglio fare lo zucchi più grosso, voglio rompere il gioco. Cioè, voglio rompere il gioco, penso che sia la win condition. Intanto noi zucchi ce l'abbiamo, lui non lo so. Amico, quello mi troppo il segreto. Va bene. Loro sono buoni per portarmi il segreto. Questo si becca col pacecchino. Vabbè. Vediamo se è una trappola esplosiva. No? Ok, allora possiamo. Qua regalo potrei andare a tirare Zulgin. Oppure vogliamo pushare più danni. 3-3-6. Io qua pusherei i danni, raga. Io qua pusherei i danni. Che okay, tanto non mi dispiace. Metto arma. Io faccio. Iniziamo a pushare pure noi, ragazzo. Lui dovrebbe giocare. Sguinzaglia. Pulisce tutto con sguinzaglia, però si toglierebbe l'arma. Ok, questo non lo accetto. Questo lo accetto pure. Va bene. Potrebbe essere. Io il Murloc quasi quasi glielo lascio. Cazzo me ne frega a me il Murloc. Ritraddo il 5-1. Potrebbe essere la. No, però voglio vedere. Voglio vedere perché voglio fare un'altra sorta di turno. Mi piace fare lui. Mi piace fare lui. Ok, la trappola di testi, ok, va bene. Un po' me lo immaginavo. Però meglio così, forse che l'ho proccata. Metto Minion qua. Furono dopo, raga. Ora non ho più la spell, quindi per attivare lei. Sicuramente era la giocata, probabilmente anche la giocata più giusta. Metto Minion e tradiamo. Sì, sì. Tradiamo su Zuji. Lui potrebbe tirare prima di noi, però. Lui lo potrebbe tirare prima di noi. Lui fa 3 per qui, giustamente. Capisco perché giocano sta farfalla. Sinceramente, ok. Lui si è settato praticamente Zuji. Quindi lui, raga, tira Zuji prima di noi. Questo non è bello. Questo non mi piace affatto. Però noi facciamo Zulgin in risposta. Zilax mi piace. Zilax mi garba. Zilax mi garba. Zilax mi garba. Qua penso che ci andiamo a giocare più segreti possibili. Ci andiamo a giocare lui. Mettiamo una trappola esplosiva. E la trappola adesso non ha più tanto senso. Forse è una freezing. Sì, andiamo a mettere la freezing. Sicuramente la broccherà come una di loro. Questi cazzi. Ok, non è Zulgin, raga. Loro sono cazzi tuoi. Se non è Zulgin sono cazzacci tuoi. Potrei quasi addirittura aspettare. Non se lui tratta innanzitutto. Ok, registrano anche lui, raga. Questo qua magari è di te. Sì, molto simile.
Guarda, non c'è niente, cioè proprio non c'è niente di cui andare a pensare. Proprio zero. Zero thinking. Zio Zuji, vinci anche questa partita. Arriva la grande ascia, signori! Incazzato come una faina lo zio! Guardatelo, ragazzi, lo faccio d'oro. Se non vince sta partita lo goldo, lo dico subito. Lo goldo subito, bro. Questo va bene, tracking va bene pure. Questo va bene. Ragazzi, mi fa vincere questa partita, guardate che torno, raga. Ho messo tre segreti, ho messo una borda della Madonna. 5 di armor? Mi ha fatto anche pescare un'altra bestia scatenata. Di che cazzo stiamo parlando? Cioè, come fa a essere bilanciato, raga, lo zio? Come fa a essere lo zio? Guarda qua. Come fa a essere bilanciato lo zio Zucchine? Tu tornate in mano intanto. Dammi una di integrità. Abbiamo ancora la nostra trappola esplosiva. Abbiamo tutti i nostri segreti in mano. Abbiamo preso anche l'attivatore per la maga da guerra. Come raga vi dicevo prima, vedete ma che cazzo sto dicendo? Non mi ricordo neanche che stavo dicendo. Fate finta di niente, raga, censurate questo momento. Non so cosa stia facendo lui, sta tirando tutte le case. Forse per mandarmi un sotto all'esplosive. Sti cazzi. Vabbè, qua raga, l'esplosive la devo bloccare per forza. Siamo cazzi. Bene. 3 e 5, 8, 10 sì, mi piace. Faccio lui. Cazzo di gioia. Ti smorco faccia come se non ci fosse un domani. Non sto pensando per niente la troppa esplosiva, sinceramente. Vabbè. Ti smorco comunque, non cambia il da farsi. Ecco raga, penso che forse solo Zul'jin gli faccia riprendere sta partita lì. Non vedo come. Non ci sono altri turni. Zul'jin potrebbe farlo rientrare in partita. Penso che se ci avesse Zul'jin l'avrebbe tirato non adesso ma prima di adesso. Il prova con le sue bestie. Va benissimo. Noi raga abbiamo l'Idal ovviamente. Beccati pure sta trappola esplosiva. Amico mio. Raga. Questo mazzo è fortissimo. Zul'jin è OP come una merda. Zul'jin non ha senso, raga. Non ha assolutamente senso. Vi faccio anche vedere lo zio Giglia. Farvi capire che noi abbiamo anche le cure in questo mazzo. Raga. Questo mazzo è fortissimo. Di prendere rank 3 dopo. Ora faccio quello che vi avevo promesso. Perché lo zio Zul'jin ci ha carriato un'altra partita e merita. Merita di essere fatto golden. Raga, mi dispiace solo di non avervi fatto vedere il matchup contro Rogue. Raga, sto mazzo contro Rogue è bestiale. Eccolo. Arriva la grande ascia, signori, alla corte dello zio. Andiamo subito, prima di subito. Prima di subito metto nel mazzo. A casa tu? Eccolo qui. Bellissimo dorato, raga. Spero che il video vi sia piaciuto. Il mazzo è fortissimo e consigliatissimo per ladderare. E contro Rogue, se vi ha scassato le palle anche a voi, è veramente una bomba. Ve lo consiglio tantissimo. Lasciate un like, raga. Iscrivetevi al canale dello zio. Condividete, fate tutto quello che dovete fare. Perché lo sapete che lo zio è qua e vi porta sempre mazzi incazzati neri. Ragà, ci becchiamo al prossimo video sul tubo con lo zio Marut.